Parlavamo di attrezzature, le uniche che vedevi e intravedevi erano due bei ventilatori. Sì, beh, diciamo che sono quelle che servono, diciamo che è un inizio caldo, no? Speriamo che sia anche la stagione così bella, bella calda. Scherzi a parte, si inizia a lavorare. Sì, finalmente, insomma è stata una lunga estate, siamo contenti di ricominciare, i soliti obiettivi, quindi non vediamo l'ora di iniziare a fare un po' di fatica per il campionato e per la Supercoppa, che è il primo obiettivo che arriverà. Ma è come nel calcio o negli altri sport dove i preparatori atletici sono quelli più odiati, oppure, visto che sono donne, insomma qualche sorriso c'è di più? Dipende dai risultati. Cioè, se perdi, no, però insomma sono stati anni fortunati, insomma, gli ultimi anni, quindi no, a parte gli scherzi, no, è ovvio che far fatica non piace tendenzialmente, però no, devo dire che qui non si respira questo clima, anzi c'è una grandissima collaborazione ed è veramente un piacere lavorare con giocatori di questo livello qui. Avrai delle situazioni un po' particolari anche per quanto riguarda gli infortuni che si portano dietro, qualche altra ragazza, insomma come vedi questa annata? Beh sì, questo però è abbastanza tipico, succede spesso, poi abbiamo poi il problema di come arrivano dalla nazionale, quindi insomma queste sono delle cose standard che noi dobbiamo affrontare ogni anno, quindi non sono preoccupato per quello, anzi comunque quest'anno abbiamo anche una competizione in meno, quindi avremo più tempo per lavorare con più tranquillità. E quindi questo è per noi è un benefit non da poco. È ovvio che ci dispiace non poter competere da detentori del titolo del mondiale, però cercheremo di fare buon uso di questo tempo in più. Lo abbiamo chiesto a Leonetti, tifi Italia o Turchia? Io personalmente, lavorando per la Turchia, tifo per la Turchia personalmente, però sono un tifoso italiano, devo ammetterlo, cioè quando abbiamo affrontato il VNL l'Italia, io l'inno l'ho cantato, cioè è che non posso nascondermi, insomma, quindi è ovvio che il cuore per l'Italia c'è sempre, però lavorativamente parlando spero che vinca la Turchia, ovviamente.